Interviene per l'illustrazione dell'ordine del giorno il consigliere Di Palma. Prego, per 5 minuti ne ha facoltà. Io intervengo molto volentieri sull'ordine del giorno che abbiamo presentato, perché ho sentito delle cose in quest'aula veramente che a mio avviso non stanno né in cielo né in terra. Noi abbiamo iniziato un confronto vero con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali, abbiamo fatto tanti tavoli di confronto, tra due giorni ci sarà un tavolo di confronto tra gli avvocati nostri e delle organizzazioni sindacali, di tutti, anche del Comitato, anche dell'USI, anche della CGIL, anche della UIL, anche della CISL, di tutti. E questo lavoro non è stato fatto da nessuno fino ad oggi, da nessuno. Noi abbiamo aperto il confronto con tutti. Abbiamo aperto un confronto con tutti. Questo non è un tema semplice. Invito chi urla a venire ai tavoli. Allora, perché ai tavoli è stata presente anche tutte quante le organizzazioni sindacali, e adesso ci sarà quest'ulteriore confronto, ulteriore, tra due giorni. Questo non è un tema semplice. Noi stiamo cercando di fare tutti gli sforzi per arrivare ad una soluzione, e la soluzione è la qualità dei servizi ai cittadini e la salvaguardia occupazionale. Noi riteniamo che il percorso individuato sia il migliore, ma siamo ancora aperti alla discussione, come abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo fatto partecipare ai tavoli di confronto il direttore generale Gian Paoletti, il direttore generale di Amabina, l'assessore Montanari, l'assessore Baldassare, l'assessore Colomban, per cui abbiamo dato la massima importanza a questo tavolo di confronto e continueremo su questa strada nonostante tutto. Grazie.